Ciao a tutti ragazzi, qui è Baby Bull che vi parla, bentornati sul mio canale, siamo in compagnia con il Cobra Racing Team. Intanto salutiamo subito da casa tutti gli appassionati che si sono uniti. Peccato oggi per la linea, un pochino così così, ma sembra che si sta stabilizzando ragazzi. Allora, siamo a San Paolo do Brasil, approfittiamo per complimentare un nostro amico brasileiro Renato e un grande amico Diego. Então galera, stiamo qui también para dare spettacolo, show no paese do Brasil. E allora ragazzi, siamo qua in Brasile e subito di per da spettacolo con un po' di traversi. Siamo con questa monomarca, la Tenza, e oggi si conclude l'ottavo round del grande campionato Black Piston Cup, il campionato che ha avuto questa particolarità che sono macchine GR4 e ad ogni gara c'è stata un cambio di macchina, quindi ad ogni gara si è cambiata macchina, quindi monomarca oggi con la Mazda Atenza. Si corre con il BDP e andiamo subito a vedere un attimino la classifica di questo campionato, che vede Diper che sta dando spettacolo perché già si trova in testa. Lui è già il campione di questo campionato a 267 punti, ma ragazzi, Edi Balde, Merduan o Merdone per gli amici, e Gersen e The Shiftman se la danno giù. Ragazzi, botta di santa ragione oggi perché sono rispettivamente 148, 142, 139, 126 punti. Quindi c'è una grande battaglia per il secondo e terzo posto. E allora ragazzi, siamo pronti? Siamo pronti per questo combattimento, per questa bagarre, per questa battaglia tra i Cobra Racing con queste GR4 velenose che spruzzano veleno dappertutto ragazzi. E allora io direi che cominciamo a dargli 30 secondi, si parte ragazzi e diamo via l'inizio delle danze. Allora ragazzi, pronti? Mandiamo il messaggio, lo mandiamo a Black Gas, che è lui che oggi ha in mano il bottone rosso, quello per entrare tutti in modalità belva ragazzi. Quindi 30 secondi, si parte ragazzi, sembra che si sono stabilizzate un pochino le immagini, quindi sono contento perché ogni volta facciamo un po' cagare come qualità, ma il forte è che siamo col cuore grande ragazzi, tutti insieme. E allora, vogliamo tanto bene, sei molto simpatico, grazie Lorenzo. Lorenzo Brandoni, oggi ti ho seguito sul tuo canale, volevo lasciarti un messaggio, ma non si è potuto, non hai sbloccato la possibilità dei messaggi, quindi io c'ero con Lorenzo Brandoni e allora io invito tutti di seguire anche lui sul suo canale, molto divertente quello che fa. Allora, detto questo, ragazzi, manca veramente istanti, tutto, già stanno dando spettacolo qua in pista, ragazzi, guardate, un 3600 gradi, incredibile, già stanno facendo festa. E si parte ragazzi, attenzione, si parte, start. Diamo anche noi la conferma. E su queste immagini, su questo sgommamento generale, su questo profumo di copertone bruciato ragazzi, di Lello, si parte con questo ottavo round, l'ottavo round conclusivo. Attenzione perché siamo in Brasile con la pupa brasiliana, io sono qua in regia e lei è in bikini nonostante il freddo. Allora ragazzi, sulla griglia di partenza ci sono tutti, TNT, Dipper, The Shift, Tia, Lello, Eddie Balte, Phoenix, Mr. Sheva, Bounty, Gersen, Matti e Scarface. Merduan, ho perso gli ultimi due ragazzi, sono da troppo veloci questi Cobra, vanno talmente veloci che mi sono perso gli ultimi due. Speriamo con una partenza, che ci sono tutti in pista, si parte ragazzi. Si accendono i motori, siete in modalità belva, sembra che sono partiti tutti. Grande partenza per questi piloti ragazzi, incredibile, si parte. No, non mi dire che abbiamo il problema con le telecamere perché mi incazzo, No, ragazzi, ci siamo, per un attimo mi ero spaventato. Allora partiamo subito qua davanti, ragazzi, che stanno già dando su botte da orbe, attenzione. Per la prima posizione, qui davanti c'è TNT, è lui davanti, TNT ragazzi, va di fretta perché c'è un paio di scatoloni da consegnare, si deve incontrare con l'alto corriere della DHL ragazzi. E corrono già velocissime queste Atenza, ragazzi, sono una potenza, neanche per fare la rima. Seconda posizione, Dipper, ma siamo su questo grandissimo pilota, TT, che sta andando veramente forte, subito, attenzione, andiamo un attimino senza fare errori sulle nostre telecamere, spettacolare, eccolo qua, Black Cassi, 14esima posizione, qui dietro c'è una bagarre incredibile. Allora, attenzione, perché TT sembra condurre per il momento la gara, e dietro, guardate, subito,
Dipper e The Shift Man se ne danno di santa ragione con queste due attenze. Attenzione, bella la livrea di Dipper, la livrea della Subaru, infatti assomiglia un pochino alla Subaru, così vestita di azzurro, di blu con un po' di dorato. Ma Dipper non se le manda a dire, non se le trattiene, tira fuori i guantoni e comincia la scazzottata là di dietro, quando siamo qui con l'alettone della rosa Barbie, ma con una livrea, ragazzi, Red Bull veramente veramente potente. E andiamo a bordo adesso con Dipper, perché sta veramente, sono attaccati questi piloti. The Shiftman apre subito la cassetta degli attrezzi e comincia a smontare l'alettone della Subaru, che poi è un'attenza travestita da Subaru. E attenzione, perché adesso sono uno a fianco all'altro e arrivano giù a questo staccatona, ragazzi, lungo questo rettilineo, staccatona incredibile per questa variante, ragazzi, che ha il nome di, indovinate un po', la prima variante qua del circuito Interlagos è dedicata a grande e unico Senna, quindi Ayrton Senna. Qua il nome è qui a casa sua, San Paolo do Brasil. E ragazzi, io sono qua con la mia pupa brasiliana che mi ha portato una chepirinha. E allora, lei tutta qua in bikini, amore copriti che prendi freddo, capito? Amore copriti che sennò poi io vado in escandescenza e qui mi si irrigidisce il microfono, ragazzi, con la pupa brasiliana. E allora, The Shift Man è già in battaglia, ragazzi, hanno fatto il vuoto là dietro, però c'è ancora battaglia, perché anche dietro Lello e Bounty, ragazzi, guardate che lo spettacolo, sono divise a gruppetti e c'è una bagarre per ogni gruppetto. Qui, ragazzi, è la festa per i telespettatori, la festa per Billy Bully, perché qua se le danno di santa ragione. Ma torniamo un attimino su Dipper, che al momento è stato superato da The Shift Man velocissimo, e ancora dietro Lello con Bounty Killer, ragazzi, il killer dolce, perché lui col Bounty, ragazzi, è il Bounty Killer, perché poi si poteva anche chiamare il Mars Killer, no, il Bounty Killer, capito? A me viene in mente il Bounty e me lo vedo come un killer così, tranquillo. Ma Lello, scatenato, 43,95, chiamate ora i pasti, perché non ci sono, sono in pista, ha messo la segreteria lui e viaggia come un treno. Intanto dietro, che cosa ho fatto? Attenzione, Mister Svesca cerca un sorpasso incredibile, mentre Phoenix e Sousa chiude la traiettoria, cerca l'incrocio di traiettoria, ce la fanno. Attenzione, perché adesso Mister Svesca attaccato anche dietro da Eddie Balte, davanti c'è Tiaro che l'ha appena superato, e poi abbiamo grande Merdone, ragazzi, Merdone per gli amici, ragazzi, eccolo là dietro, il Ras, ragazzi, l'avete visto, il Ras del quartiere, violenza, ragazzi, Milan contro Inter, c'è il Ras del quartiere, sono il Ras del quartiere io, e lui è contro Sandrino Mazzolatore, ragazzi, ve lo ricordate Sandrino Mazzolatore? Grande battaglia ancora qua dietro, Merdone che attacca, e quello dei ragazzi, Merdone che attacca, e sentite un po', si stanno comunicando con il CB della macchina, e c'è Tiara dietro, capito? Attenzione, che gli dice Merdone, non fare troppo la merda, capito? Ma Merdone attacca veramente forte, Tia cerca di difendersi e intanto ne approfitta Eddie Balde ne approfitta di questa bagarre e cerca di attaccare. Adesso si porta il sacco, si tocca a Tina, ragazzi, il Ras del quartiere incomincia violenza e comincia a massacrare, a martellare, altro che cassetta di attrezzi, tira fuori le spranghe, le mazze da baseball, perché loro sono fortissimi, ragazzi, loro sono gli Ultras, sono il Ras di Interlagos. Grande battaglia, Merdone che fa proprio delle traiettorie che le sa solo lui, ma cerca di farsi vedere da tutti gli specchietti possibili, e Tia non si fa intimorire e mantiene, mentre eccolo là dietro Merdone che gli sfanala, e adesso è arrivato il momento della bagarre, ragazzi, il momento del sorpasso, perché Merdone lo sta portando a segno, lo sta cercando, di prepotenza. E intanto là davanti andiamo a vedere un attimino, perché stanno scatenandosi veramente, andiamo a vedere qua TNT, ragazzi, ancora veloce con i due cartoni da consegnare, sta andando veramente forte, perché altrimenti lo licenziano, ragazzi. E sai, TNT è così, ragazzi, si consegna velocissimi. Dietro ancora la battaglia tra Shiftman, ragazzi, attenzione, The Shiftman e Dipper, ancora grande battaglia per questi due piloti che passano adesso lungo questo regito. Staccatona, attenzione, ci prova all'interno Dipper, ce la fa, ragazzi, cerca l'incrocio di traiettoria di Shiftman. Cosa ha fatto Dipper? Ha cercato l'incrocio di traiettoria dietro di Shiftman, ma non ce la fa. Dipper di prepotenza con la sua livrea Subaru sembra avere qualcosina in più, ma The Shiftman non lo molla, come un mastino gli si attacca alle marmitte, e adesso tira fuori lui la cassetta degli attrezzi, cerca lui l'interno, adesso traiettoria favorevole su questi tornanti,
queste curve così repentine che non danno respiro, non lasciano capire più niente. Infatti The Shiftman viene adesso, ha la meglio lui e si trova fuori pista per un attimo con le ruote di Per, andata a raccogliere due margheritine brasiliane, ragazzi, da portare a casa. E ancora grande, grande battaglia per questi piloti, ma ne approfitta qui la Latenza color Barbie, ne approfitta TNT che deve andare a consegnare i pacchi, ragazzi. Adesso quando andrà nei box a fare il pit stop vedremo che consegnerà i pacchi al capo meccanico. Ma andiamo a buttare un occhio qua di dietro, ragazzi, per un po', perché sono tutti in pista e bisogna dare occhio a tutti quanti, ragazzi, perché con Billy Bulli, ricordate, il campione sei tu. Eccolo qua, ultima posizione, Kegan 51 che attacca Black Gas, che non ne vuole sapere di essere superato, perché qui dietro c'è l'ultima posizione e nessuno vuole arrivare ultimo, ragazzi. Subito battaglia da Orbi. Intanto salutiamo tutti da casa, ragazzi, vedo che siete in tantissimi. Allora, ragazzi, andiamo d'attacco, all'attacco, fate il tifo da casa, perché qua i Cobra Racing fanno parte del grande gruppo dei top, dei GT Sport Top Team, ragazzi. Black Gas ancora, andiamo avanti. Scarface oggi scatenato in 13ª posizione, si è portato l'arsenale, ragazzi, ha portato il mitragliatore, la mitragliatrice, ragazzi, pronto a scatenare il panico qui, a fare una strage qua in Brasile, perché lui ha portato anche le zolette di zucchero, ragazzi, e non solo quelle da mettere nel caffè. Ray Jensen 12ª posizione, pilota che se la sta giocando, ragazzi, perché, ragazzi, io vi ricordo, Di Per ormai ha già vinto, può anche andare fuori pista a farsi la grigliatina. Lui ha vinto con 267 punti, ma Edibald, Merdone, Jensen e The Shiftman ancora se la giocano, perché ricordiamo che ai primi vanno assegnati 25 punti, al secondo 18, al terzo 15, al quarto 12, al quinto 10, al sesto 8 punti, quindi ancora con questi 25 punti i primi 4 possono ancora vincere, quindi diciamo i primi, la seconda, terza e quarta posizione se la stanno giocando ancora per portare a casa il secondo e terzo gradino, che poi sarebbe la medaglia, la coppa anche per loro. Quindi attenzione, portiamoci avanti per la bagarre, perché qui Jensen e Matti che sta cercando di venire su, mentre Eddie Balte, che in nona posizione si sta giocando la terza posizione e la seconda posizione del campionato, deve venire su. Attenzione, perché anche Merdone se la sta giocando, quindi sono tutti là, Eddie Balte, Merdone e Jensen e Shiftman. Eccolo qua, Eddie Balte in settima posizione, Merdone comincia a distaccarsi, i piloti, Tia, vediamo ancora Lello, Di Per che adesso si trova saldamente in seconda posizione, ma ha già vinto il campionato, e là davanti, no, in terza posizione, attenzione, perché allora TNT, ragazzi, TNT col peso dei pacchi comincia a perdere il controllo dell'auto, perché guardate come sono consumate le gomme, stanno andando sui cerchioni, ragazzi, stanno andando sui cerchioni questi qua. Intanto salutiamo a casa Davide Scogliamiglio, ce la farai Gas, attenzione, quindi tipo per Gas, perfetto. Cristiana Bergantini, Matti con 38 di febbre, forza e coraggio, attenzione, Matti con la febbre, allora forza e coraggio, andiamo subito a cercare Matti, perché con la febbre, ragazzi, dov'è? Eccolo qua, Matti con 38 di febbre, oggi a dimostrare che è un gran pilota, la febbre non ci ferma. E ragazzi, questa non è la febbre del sabato sera, perché siamo solo a mercoledì, ma lui la febbre se la fa venire dal mercoledì, perché vive tutto in un fine settimana. E intanto sulla sua auto, ragazzi, c'è il numero 58, quindi il grande Siege, ma guardate bene al lato a sinistra nell'angolino, perché ho visto un Billy Bulli. Eccolo qui, grande Matti ST, grazie, adesso ti passerà la febbre. Attenzione, perché dietro c'è Jensen che ti vuole mettere una supposta, e allora è meglio che acceleri, perché la suppostina non è tanto bella da digerire. E allora Merdone adesso, Matti che sente l'odore della supposta e accelera e cerca di superare a Merdone, e ce la fa e gli dice: caro Merdone, caro Ultras, violenza o no, la supposta te la becchi tu. E intanto, ragazzi, comincia la sosta ai box, mentre Matti ha le gomme veramente consumate, sta andando sui cerchioni, guardate anche qua, si ferma nei box, eccolo qua, Di Per che si ferma, TNT, andiamo a controllare TNT, che adesso è il momento che sta consegnando i pacchi. Intanto guardate come le gomme diverse, diciamo la mescola diversa, quindi adesso è entrato con le morbide ed è uscito con le super morbide. Quando siamo al settimo giro, ricordiamo, ragazzi, che è una gara di durata di 20 minuti, siamo a 9 minuti, mancano esattamente 11 minuti al termine e abbiamo già fatto 7 giri qua
qua a Interlagos. Calma, calma amore, calma, calma ragazzi, io devo tenere ferma qui la mia pupa brasiliana. Calma amore, calma, non mi mettere la mano sulla gamba perché mi si arrizza il microfono e poi non ce la faccio più a fare la telecronaca col microfono rigido, perché ragazzi mi hanno assegnato da stamattina che sono arrivato con l'aereo, avevo già le pupe brasiliane che mi seguivano e una ce l'ho qua assegnata proprio personale che fa quello che vuole. Amore, vammi a prendere una chepirina che devo fare la telecronaca. Ciao amore, ciao. E quindi ragazzi, è così, oggi mi va un po' di lusso con la pupa brasiliana. E allora, voi da casa, con chi siete? Intanto Fabio Paolino, ciao zio Billy da Fabio 7 Motorsport Italy, ciao caro. Si vola su questo circuito. TNT che ha consegnato i pacchi e adesso è più leggero. È più leggero, si porta subito all'interno con 2 secondi e 3 di penalità sulla testa. Si trova a fianco adesso The Shiftman e Scarface davanti. Cerca di scappare via da questi due mostri di dietro che lo stanno seguendo. Attenzione perché Scarface adesso, Scarface li lascia passare ma tira fuori il mitragliatore ragazzi. Tira fuori la bustina dello zucchero dal parabrezza, che l'aveva messa là tutta stesa lì sul parabrezza a prendere un po' a scaldarla ragazzi. Attenzione perché Scarface è veramente incazzato in questo momento. Davanti volano questi due in terza posizione, The Shiftman, attenzione. TNT con 2 secondi e 3 si porta adesso all'esterno, cercano la staccatona, tiene duro The Shiftman, cerca di corsa in traiettoria, cerca in tutti i modi di passare. TNT cerca in tutti i modi di passare, di riprendere perlomeno la seconda posizione. Ma The Shiftman veramente sta conducendo un garone ragazzi. E davanti adesso Eddie Valte che deve ancora fermarsi, quindi ha avuto il coraggio di andare avanti e fare questo giro ancora sui cerchioni ragazzi. E si vola per questi piloti. Ricordiamoci la Black Piston Cup, ottavo e ultimo round, e quando qui suona la campanella, quando suona il gong, è finita la gara. Si alzeranno i giudici e assegneranno la cintura del campione dei pesi GR4 ragazzi, perché qua ci sono i welter, i pesi heavy, i pesi chi, i pesi là, e questi sono i pesi GR4 ragazzi, la Black Piston Cup. E allora siamo con le Mazda Atenza, che macchina che comunque ha il suo perché comunque sia vola su questo circuito, specialmente sono andando veramente forte. Andiamo a vedere un po' di bagarre mentre qui dietro, attenzione, TNT che passa adesso, The Shiftman, e qui si è accesa veramente la bagarre perché nessuno dei due vuole mollare il colpo, nessuno dei due vuole mollare l'osso. Questi sono i Cobra Racing, e tirano fuori i denti avvelenati adesso ragazzi, e se ne danno di santa ragione. Attenzione, bambola brasiliana o bambolo, occhio Billy, vai tranquillo che io di bamboli non li fai, i bamboli li faccio volare fuori dalla finestra. Qui solo bambole, a parte ragazzi che ha ragione cortocircuito il caro Angelo 69, perché qui ci sono anche certi travestiti che non te ne accorgi finché non ci metti le mani sotto ragazzi. E io la mano ancora non l'ho messa perché ce l'ho qua sul pad e col dubbio me la guardo e non la tocco. E allora portami la chepirina amore, portami un'altra chepirina, vai a fare un giro amore, vai da cortocircuito, vai a farti sentire. Cortocircuito, te l'ho mandata a casa, adesso la tasti tu e poi me lo dici se era di quelle buone. E andiamo avanti con la nostra telecronaca, sempre più divertente, sempre più, come si può dire, sempre più estremi stiamo andando ragazzi, qua diventeranno telecroniche pornografiche. Allora The Shiftman in prima posizione sta andando veramente forte, ha recuperato anche TNT. Dipper qui dietro, eccolo qua Dipper, che da suo parabrezza sta guardando un film, il film dei Cobra Racing Team con questa Black Piston Cup all'ottavo round, e sta guardando veramente il combattimento. Sono saliti sul ring questi due piloti qua davanti, via guantoni adesso in questo momento per TNT e The Shiftman, e se ne danno di santa ragione. E Dipper che è un attacca a brighe per natura, è lì che vuole subito raggiungerli perché anche lui ha già tolto i guantoni, ha già smontato la leva del cambio pronta per darla in testa a questi due davanti, e si attaccano adesso. Diventerà un trenino a tre ragazzi. È Bounty Killer in quarta posizione, attenzione, Bounty Killer, il killer dolce, il killer Bounty, che ce n'è il 3x2 oggi col Bounty ragazzi. Attenzione perché Lello in quinta posizione sta prendendo adesso il curvone che porterà lungo il rettilineo e andranno a concludere il nono giro quando mancano 4 minuti al termine. Andiamo a dare un'occhiata anche qua dietro, che c'è bagarre, sento puzza di bagarre, puzza, ma quale puzza ragazzi, sento profumino di bagarre. E c'è Merdone, il ras del quartiere, che adesso viene attaccato da Gersen, e loro si stanno giocando la posizione in classifica, in campionato ragazzi.
attenzione, perché qua questi due se le danno certa ragione. Vediamo che c'è. Merdone si trova adesso in terza posizione con 142 punti e Gersen, ragazzi, 139 punti, quarta posizione. Quindi sono 3 punti di vantaggio per Merwan. Quindi ragazzi, se la stanno giocando, si stanno giocando il secondo gradino del podio del campionato. In seconda posizione virtualmente adesso c'è Eddie Balde con 148. Quindi andiamo a cercare dove è finito Eddie Balde. Eddie Balde, eccolo qua ragazzi, Eddie Balde al momento è in testa. A parte in testa veramente c'è Di Per che ha già vinto, ma Eddie Balde in questo momento è in seconda posizione nel campionato, ragazzi. E Tia che sta andando veramente veramente forte, sta cercando di tenere alta la testa. Vai Tia, attenzione, piccolo contatto, si sono dati una piccola inculatina, ma qui siamo in Brasile, ci sta tutto ragazzi. Il pubblico applaude anche per queste palpate che si stanno dando, queste palpate profonde negli scarichi, ragazzi. E attenzione perché Phoenix, Sousa e Merdone, attenzione, eccoli qua, Merdone che ormai se continuano così qua danno i numeri questi due, perché il rasta il quartiere, Merdone non molla e sta gridando fuori dal finestino violenza. Attenzione, ancora velocissimo Merdone, non molla. Decima posizione per Gersen, che deve assolutamente superarlo se vuole portare a casa lui la terza posizione quindi del campionato, ragazzi. Ed eccolo qua Gersen che adesso giù a fondo l'acceleratore e questi due piloti aprono il finestrino, smontano letteralmente il pedale del freno e lo lanciano in mezzo al pubblico, che viene subito preso da qualche spettatore felice che porterà a casa questo piccolo ricordo. Il pedale del freno, intanto Merdone si trova adesso all'interno, esce fuori sul sintetico, attenzione. Gersen che per un attimo è andato a raccogliere le margheritine, quelle di San Paolo. Attenzione, le margheritine di San Paolo, ragazzi, i fiorellini di San Paolo. Ancora per l'ottava posizione, Phoenix House, che dallo specchietto retrovisore vede queste due bestie, questi due pallini rossi che si stanno avvicinando, ragazzi, e cerca di scappare via, ma avrà vita breve perché da dietro stanno andando veramente forte. Andiamo a buttare un occhio ancora qua a questi piloti qua davanti, in testa, The Shiftman, che... The Shiftman, ragazzi, si trova in quinta posizione di campionato con 126 punti, quindi diciamo che si porta avanti, non riuscirà ad arrivare secondo, ma è ancora tutto da vedere. Vediamo un attimino cosa combinano qua dietro, di per seconda posizione. Ed eccolo qua, TNT, che dopo aver consegnato i pacchi, quando c'è stata la sosta box, ha consegnato due pacchi da 40 kg l'uno, si è alleggerito il carico e adesso sta viaggiando forte, ma ha un carico ancora più pesante sulla sua testa, 8 secondi e 4 di penalità. E dietro c'è Lello, vai Lello, attenzione Lello, 43,95, chiamatemi dopo perché adesso sto correndo. Intanto è tornata qua la pupa brasiliana, hola amore, trasestra mia caipirinha, obrigado amore, se stai muto linda. E allora ragazzi, ho parlato un pochino con la mia bella per un giorno, e speriamo anche per stanotte che se me la lasciano vado a farci un giro con la mia pupa brasiliana. Intanto Lello, scatenato, Lello, che si era portato l'ombrello perché lui è partito stamattina presto, ci pioveva e si è portato l'ombrello il caro Lello, ma qui non c'è bisogno ragazzi, qua i piloti girano con i boxer, girano col costume ragazzi, non c'è neanche bisogno della tuta perché qua in Brasile fa caldo, oggi ci sono 30 gradi ragazzi e la mia pupa brasiliana è qua in bikini ragazza. Attenzione ancora, TNT, terza posizione, manca veramente poco, ormai è finita la gara ragazzi. Terminato il tempo, siamo all'ultimo giro, quindi attenzione, seguiamo The Shift che ormai sta terminando le ultime curve e sta terminando questo fantastico campionato, questa fantastica gara che vince questo campionato. Di Per era già vincitore prima di partire, poteva anche stare fermo, farsi la grigliatina, una bella carne brasiliana. E invece attenzione perché qua dietro ancora stanno combattendo per la terza e quarta posizione, attenzione! The Shiftman, velocissima, 200 km orari, tra poco, manca poco, sono 180 e si porta adesso a 190, arriverà su 208 km orari, al traguardo dove le pupe brasiliane si spogliano completamente nude e qui non fanno vedere le tette, fanno vedere anche i culi che sono rotondi ragazzi, ve lo assicuro, vince The Shiftman, secondo Di Per, ed eccolo qua che porta altri tre pacchi, TNT si ferma per scalare la penalità, attenzione perché arriva Lello, andiamo a vedere se Lello ce la fa, terza, quarta posizione per Lello,
Eddie Balta, attenzione, quinta posizione. Arriva Tia e arriva ancora Merdone che tiene salda la tua terza posizione, la seconda posizione, attenzione. E volano tutti velocissimi, eccoli qua, Merdone, Matti, attenzione. Fenice, Gerser che è arrivato decimo a questo punto, è successo qualcosa per Gerser, quindi conclude, bandiera sventola per tutti, le pupe brasiliane si sono spogliate ragazzi, che curve qua a San Paolo ragazzi, e allora è finita la festa in pista e inizia la festa nel locale ragazzi, nel localino che c'è qua fuori dal circuito, c'è il localino e si va a ballare con le pupe brasiliane, tutti a fare questa grande festa ragazzi, vince questo campionato Dipper, velocissimo, grazie amore, non dico a voi, non dico a Dipper ragazzi, dico la mia pupa brasiliana. Allora attenzione, coppa al cielo per questo campionato, vince The Shift Man questa gara, bravissimo che ha vinto l'ultima gara di campionato, ma vince Dipper il campionato e sono fatto bene i conti, secondo Merdone, terzo è tutto da vedere tra Eddie Balta e Gerson, ma poi seguitemi, lo pubblicherò su Facebook, la mia pagina di Facebook ragazzi, grande gara, grazie da casa, sempre gentili, sempre a seguire questi eventi. Allora io volevo ringraziare anche Cobra per avermi invitato a questo fantastico evento e colgo l'occasione che il prossimo evento è da destinarsi, quello tra i team, adesso vediamo chi inviterà, sappiamo già che c'è l'evento fantastico che sarà di farà un evento con l'Audi TT e quindi a data da destinarsi sicuramente subito dopo la fine delle semifinali che saranno il giorno 5, giorno 6, giorno 7 febbraio, le semifinali della Lancia Delta del grande Mickey Biasion, quindi a seguire c'è l'evento di cortocircuito e lo dobbiamo seguire tutti ragazzi perché il grande Billy ha deciso di partecipare a questo evento e vedremo se Rick, quindi so che Rick è qua, dovrebbe essere qua anche lui in diretta, quindi Rick unito con Hacker, vediamo di mettere la giornata giusta, farete voi la live sul mio canale, andrete voi in live e io mi metterò per una volta dalla parte dei piloti a correre e a sentire le vostre grida su di me. E allora ragazzi, questa è la novità, intanto mi salutano qui tutti i piloti, grazie a voi ragazzi per avermi invitato, è stata una gara fantastica e sicuramente è stato un bellissimo, bellissimo campionato, ricordiamo ragazzi, Black Piston Cup. Bene ragazzi, siamo arrivati ancora una volta al termine. Io saluto tutti da casa che siete stati fantastici come al solito ragazzi. 20 spettatori attuali. E guardate che non sono pochi per un evento che abbiamo fatto così improvvisato, non è stato pubblicizzato e tutto. Quindi vuol dire che mi volete bene. E io sapete cosa vi dico ragazzi? Che vi voglio bene anch'io. Perché comunque sia, ricordate, Billy Bully da solo non è nessuno. E voi ragazzi da soli siete sempre voi, ma con Billy Bully avete qualcosina in più, perché comunque con Billy Bully il campione sei tu. Allora ragazzi, su queste belle parole di romanticismo io vi saluto perché adesso vado a fare un giretto con la pupa brasiliana, me ne vado in spiaggia qua a San Paolo de Brasil. Oh amor preparate che devo mostrare un microfono, quindi facciamo vedere il microfono, quello serio, alla ragazzina brasiliana qui ragazzi. Ciao a tutti, io vado che è una festa, mi vado a mettere i bikini anch'io ragazzi, perché ultimamente sono un po' ingrassato, mi sono venuto un pochino le tette, cazzo. Ciao a tutti ragazzi, ci vediamo alla prossima.